Ciao carissimi signori, ciao carissimi polletti, questo qui è Electric. Beh, oggi siamo qui di nuovo in un altro episodio di cazzeggio, se così vogliamo dire, su Zelda Breath of the Wild. E adesso carichiamo la partita e poi spiego che cosa faremo. E la partita è già carica, eccoci qui su Breath of the Wild nel deserto di Gerudo, come si legge, non lo so. E come potete vedere ho addosso i bellissimi, nonché fantasticissimi panni di Twilight Princess, gioco di Zelda in cui appunto ero vestito con questi panni qua, gli abiti del crepuscolo classici di Link verdi. Come li ho presi? Beh, grazie al mio carissimo amiibo di Link di Super Smash Bros. Eccolo qui. E adesso lo usiamo subito. Praticamente funziona che tu lo puoi usare una volta al giorno, l'avevo già usato 3 volte, ecco lo metto. Pling! Sputami quello che vuoi. Lo usi una volta al giorno, ti esce qualcosa di divertente, o di buono, delizioso, in genere frutta, e nel forziere ci può scappare un pezzo dell'abito del crepuscolo. Adesso abbiamo ottenuto le frecce di ghiaccio, noi non ci usciranno più ovviamente perché già ce l'ho. Panico leggermente potenziato ma non abbastanza per quello che faremo oggi, ovvero caccia ai mini boss. Forse l'avrei dovuto dire in un modo un po' più carico. Caccia ai mini boss! Molto meglio. Ah, c'è una bestia qui. Ci sono in realtà 3 bestie qui in questo deserto di Gerudo, se così si chiama. Come potete vedere le ho segnate, che sono davvero grandi. Sono tipo dei mostri talpa. Non lo so. Adesso teletrasportiamoci intanto. Insomma, questi luridi mostri che vivono qui in questo incredibile deserto vastissimo, la prima volta che li ho incontrati mi hanno causato parecchi problemi proprio perché non sapevo come andavano affrontati. Ora più o meno l'ho capito e andremo proprio da loro ad ammazzarle. Insomma, sono le bestie più grosse e talmente grosse. Oh, è vero, qui non ci posso entrare da uomo. Nella città di Gerudo, o Gerudo, non so come si pronunci, è permesso entrare soltanto alle donne, quindi mi devo un attimo vestire da trans, da drag queen. Eccomi qua. Non avete visto che mi sono cambiato qui davanti a voi ora? Bravi scemi. Adesso che sono bella, un bel culetto solo. Che bel culetto solo che ho. Non ho le tette, sono un po' piatta. Però almeno l'importante è che io possa entrare qui dentro per affittare una foca, perché non è proprio vicino al posto, i posti dove dobbiamo andare. Foco, una foca, yes. Perché dobbiamo insomma muoverci e arrivare da un punto A a un punto B abbastanza distanti e ammazzare questa bestia che incontreremo. Queste bestie sono i mini boss che hanno addirittura una colonna sonora tutto loro, pensate. Cioè hanno un soundtrack tutto loro, a differenza di altri mini boss che abbiamo affrontato in altri video cazzeggio, se così vogliamo dire. Questi qui hanno una loro canzone. Adesso acceleriamo anche per voi. Sembrerebbe che siamo praticamente arrivati, qui fa anche freddo e quindi devo mangiarmi qualcosa contro la freddura della notte del deserto, questo freddo malefico. Ecco, riesco a intravedere all'orizzonte la bestia rara. Moldenottera si chiama, signori. Ah, scendi qui, foca, perché adesso dobbiamo sfidare il Moldenottera. Oh, pure i pipistrelli. No! E possiamo mandare qualche colpo mentre che siamo in aria. È debole alla pancia, non lo sapevo. Wow, ho scoperto un'altra cosa oggi grazie a voi. Adesso, bene, qui il mondo intero è uscito a giocare. Il mondo intero. Porca miseria, guarda quando le cose non vanno come te l'aspettavi. Allora, mangiamo questo così abbiamo tanti cuori. Lasciamo questa bomba. Wow, mi sono fatto male da solo. Ok, questo non era previsto, però almeno siamo levati di mezzo. Sta arrivando? No, intanto io piazzo la bomba lì e inizio a ammazzare qualcuno. Via, via. Pim. Oh, sta arrivando. Oh, bitches everywhere. Vola. È debole in bocca? Non, questo non lo so. In genere, l'arco reale si è rotto. Questo sì che è una buona. Bitches everywhere. Bitches everywhere. Allora, che arco posso equipaggiare adesso? Questo a 47, più attacco di tutti, prendiamo questo. Ve l'avevo detto che era una roba tosta, guardate tutti i cuori che già ho perso. Dovrò mangiarmi qualcos'altro. Ok, sono in forma, vieni qua. Vieni qua, pam! Sono riuscito a colpirlo, giusto in tempo. Adesso devo farla finita piano piano con la mia spada. Pa, pa, pa! Oh, dove va? Pa, pa, pa! Adesso lui mi lancerà in aria, perderò del sangue, ma avrò altro tempo a disposizione per continuare ad attaccare.
Se uso subito, ecco, il paraglide, il paracadute, e poi posso continuare a sparare come un vero uomo. I veri uomini sparano soltanto mentre che sono in volo. Sappiatelo, polletti, io non so voi come ragionate o cosa sapete dell'essere un vero uomo, ma ho finito comunque sia il tutto qui. Adesso, lui dove scappa fuori? Aspettiamo che mi insegua, perché lui adesso verrà. Lui verrà, è troppo affamato di Link. Eccolo, eccolo. Boom. Ed è così che si fa. Yay, da sovranto, clipa. Da sovranto, clipa. E lui è morto. E come potrete vedere, è l'unico mostro che droppa un forziere intero. Cioè, stava dentro di lui, probabilmente. Se l'era mangiato, non si sa che era successo, ma... Eccolo lì, aveva un forziere dentro lo stomaco, un sacco di altra roba, parti del corpo appartenenti al mostro, ma apriamo, vediamo cosa ci ha donato questa bestia. Uno scudo reale, oh! La mia borsa è piena! Allora, ragioniamo così. Qual è uno scudo che non mi piace qua? Io c'ho tutti gli scudi reali, pensa. Ne butto uno per prendere un altro. E questo mi sembrava più potente. 72, infatti, che mica stiamo a scherzare, è che mica, anzitutto io devo mangiarmi qualcosa, che se no muoio. Io non voglio morire, non so voi, ma... Adesso bisogna andare a sud-ovest e non ho più la foca, quindi acceleriamo per voi. Ok, eccolo che sta arrivando, la bestia. Oh, lascia la bomba, lascia la bomba, lascia la bomba. Mi stanno inseguendo troppa gente qui. Via, via, via. Che si fai a fare loro, per Dio. Porca miseria, ma perché, perché? Via, via, buonanotte, ciao. Via, fuori dalle palle. Dov'è? Dov'è la bestia rara? Se ne sta andando via? Molde Nottera, memorizzate questo nome. Lo devo memorizzare io, almeno per metterlo sul titolo sopra, qui sopra questo video che state vedendo, perché non me lo ricorderò mai. Molde Nottera. E si è allontanato. Avete fatto caso alla musica che parte da paura quando riesci a farlo uscire da sottoterra? Quando lo colpisci? Fa paura, eccolo che arriva. No, ci ha ripensato. Sta arrivando. No, Bicis, no, no, no. Bam, preso. È partita la musica paura. Io cambio arma, metto questa potentissima. Pam! Perché lo voglio finire in fretta questa bestia. Oh yeah, guardate, con un attacco caricato, guardate quanta stamina ho. Voi chiederete, no, ma come fai ad avere così tanta stamina? È perché a me dei cuori non me ne frega niente. Io voglio la stamina. Ho ben 3 cerchi di stamina, pensa. E il molde no... com'è che si chiamava? Molde flottera? Oh, 2 forziere addirittura, minchia figa, oh! Minchia figa, oh! 2 forziere, minchia figa. Che cosa esce qui? Una spada reale, che male non è. E qui che altro abbiamo? Uno scudo reale, un altro. Che quindi dovremo buttarne via uno. Allora sai che siccome lo scudo reale è migliore, questo lo butto via. Che non mi piace. È pure brutto da vedere, sembra uno shuriken e non si può neanche tirare. Invece lo scudo reale si può tirare, non è vero. Oh guarda, ma qui ci stanno dei minerali. Buoni questi, servono per fare tanti soldi. Pam! I rubini, questi sì che costano. C'è l'ambra, c'è sto ceppo, c'è il topazio, c'è la salgemma che serve per cucinare cose salate. E poi che altro c'è qui? C'è un altro, visto? Pam! Allora, ci stanno i zaffiri, oh, minchia, zio. Minchia, figa, oh. Adesso dobbiamo andare verso nord-ovest e per voi, come al solito, accelererò da ora. Ok, siamo arrivati in zona, polletti. Adesso che ci mangiamo? Qualcosa per recuperare un po' la faccenda qui, che siamo vicini alla morte. Un po' di roba a manetta. Poi voglio un attimo salire in un posto in alto per scautare. Verbo storpiato in inglese. Per lustrare un attimo l'area, perché non mi ricordo niente di questa. Un fungo qui appeso, preso al volo. Perché qui abbiamo un sacco di questi. Però mi stavo chiedendo, questi li posso tirare in testa? Ah, quello, eccolo là, la bestia. Eccola là. Se io tiro una bomba così, lo attiro. Molde Nottera. Mi devo ricordare il suo nome. Forse la sta seguendo, forse la segue, no. Ma dove vai? Guarda la mia bomba dove va. A puttane proprio. Adesso lo puntiamo, signori. Io non ho paura di niente. Ehi, hey, baby, vieni un po' qua. Oh, troppo veloce, troppo veloce. No! Almeno potrò colpirti un po' di volte nel pancino, penso, forse. Mi ha preso in pieno lo zozzo. Il problema è che adesso non devo, come dire, sbagliare oltre. Non voglio neanche fermarmi. Oh, l'ho colpito senza farci apposta. Si era mangiato la mia bomba. Vi eravate accorti che si era mangiato la mia bomba? Io no. Praticamente lui mi ha colpito, però si era mangiato la mia bomba. Adesso ve l'ho fatta esplodere. È da paura questa cosa.
Bravo, bravo Link. Lui aveva calcolato tutto, io no. Io non pensavo che si potesse mangiare, insomma, la mia buonissima bomba. Oh, due forzieri anche questa volta, ma mi sta dando proprio grassa. Uno spadone reale, incredibile, ma la mia borsa è piena, ma quello lo voglio assolutamente perché gli spadoni mi piacciono molto proprio come armi. Quindi che cosa butto via? C'è questa lancia che fa cagare la minchia, via, ciao. Pio lo spadone. Preso lo spadone, che altro c'è qui dentro? Vediamo un po', scommetto che c'è una alabarda reale. No, non lo potevo sapere, ma dovrei buttare via ancora qualcos'altro o qualcosa da buttare via che valga la pena buttare via, insomma, per quella cosa reale. No, io questo ventaglio me lo porto sempre dietro perché può servire, un'arma di legno fa sempre comodo per quando piove, quindi no, tengo tutto così. Ciao alabarda di legno, è stato bello, anzi, sai che proprio per salutarci tutti quanti, che adesso noi ce ne andiamo, ci facciamo una bella foto col forziere. Però fai una bella posa, Link. Ecco, aspetta, quello è uno scrigno. Bravo, brava fotocamera. Anzi, oh, guarda che posso fare. Se mi metto qui, se faccio così, questo è uno scrigno. Peccato. Ah, Link, sei un coglione, poveretto. Bene, Polletti, con questa vi saluto. Con quest'ultima scena in cui Link fa vedere quanto è maniaco dei social. È dipendente dai social. Anche darebbe via proprio il culetto per un paio di like in più, capito? Infatti c'era tutto spanato. Ah, questo era un po' troppo. Comunque, se vi è piaciuto questo video, sapete come fare. Mostrate un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric. Bah!